Questo era il preludio opera 23 numero 6 di Rachmaninoff, tratto da un'incisione della serie completa dei preludi realizzata da Fiorentino nel 1963, una delle prime integrali apparse all'epoca sul mercato discografico. Vi troviamo alcune qualità caratteristiche di Fiorentino: la morbida scorrevolezza, la fluidità, ma soprattutto la capacità di modellare il suono. Dalla amabilità iniziale al raffinato contrappunto di voci interne, con un'eleganza che sovrasta il tutto. Per inciso, si racconta che il ciclo dei 24 preludi di Rachmaninoff sia stato inciso da Fiorentino in una sola seduta discografica e insieme anche ad altre composizioni. Ma qual era il pensiero di Sergio Fiorentino sulla musica di Rachmaninoff? Nell'intervista del 95 l'aveva espresso in modo piuttosto chiaro. Ascoltiamolo. E poi la musica di Rachmaninoff, vabbè, non perché, ecco, non è grande musica, ma è una musica scritta meravigliosamente per il pianoforte. E allora mette il pianoforte in condizioni di potersi esprimere al meglio, perché è scritto da un grande pianista che sapeva come scrivere. E allora tutta la musica di Rachmaninoff, per quanto dal punto di vista, ecco, se dovessimo considerarlo come dal punto di vista della storia della musica, non è molto rappresentativo, insomma, è un autore che in certo senso ha ricreato se stesso, insomma, o perlomeno un'epoca precedente. L'ha fatta con sincerità, perché sentiva di farlo in quel modo lì, ma non è certamente grande musica, però è scritta talmente bene, che a un certo momento dà soddisfazione come alcune cose di Liszt, che musicalmente non rappresentano niente, ma a parte gli studi trascendentali, ma Mazeppa, cose che secondo me sono piuttosto ossessivi, piuttosto brutti, ma alcuni degli studi, per esempio, da concerto sono belli, sono piacevoli, musicalmente non rappresentano nulla, che però è piacevole suonarli, insomma, dà piacere suonarli, insomma, perché il pianoforte si esprime al meglio. E Rachmaninoff comunque è uno di quegli autori, penso, che ha sofferto un po' dello snobismo italiano, cioè per un Non certo lo so, periodo, sì, cioè per un certo periodo era certamente, quasi messo al sì, bando, perché completamente, non era comunque in linea con nessuna ideologia. ma vede, c'è anche il fatto, sì, indubbiamente questo sì, questo è successo quando poi in un certo momento si è saputo che esisteva Rachmaninoff, perché fino alla fine della guerra non si sapeva neanche che esistesse. Praticamente nel nostro programma di diploma c'è Scriabin, ma non c'è Prokofiev, non c'era Rachmaninoff, perché non si sapeva che esistesse. Tutti i libri dell'epoca dicono che aveva scritto 3 concerti di pianoforte, e c'erano 4, che non si sapeva neanche che ci fosse, perché eravamo tagliati fuori dalla cultura mondiale. E lei Poi ha quando. portato il terzo, cioè ha scritto Sì, è stato il primo che. concerto ufficiale dopo il diploma, sì, infatti. Ah, ecco, Sì, cioè quindi nel 47. era quasi un antesignano nel portare Beh sì, perché questo. sì, oggi si pensa che la musica debba essere un po' o contemporanea all'epoca nella quale si vive, o addirittura un po' avanti questo, per avere una certa importanza. Tutto questo naturalmente gli ha portato una critica piuttosto contraria. Dunque Fiorentino, pur collocando la musica di Rachmaninoff in una categoria diversa da quella dei grandi, ne afferma la grande valenza pianistica e comunque ne sottolinea quel senso del bello al di là della collocazione storica che da solo legittima l'interesse ad eseguire questa musica. Dopo gli anni giovanili, Rachmaninoff continuerà ad avere un ruolo importante nel suo repertorio. Sarà la Rapsodia su temi di Paganini con orchestra, eseguita all'Accademia di Santa Cecilia a Roma nel 91, che segnerà il ritorno ai grandi circuiti e sarà anche un felicissimo disco pubblicato dalla casa inglese APR del 1994, registrato a Berlino, che gli porterà una notorietà presso il mondo della critica. Un disco in cui appare una, a nostro avviso, strepitosa seconda sonata di Rachmaninoff, quella da cui abbiamo tratto la sigla di queste trasmissioni. Ascoltiamo uno stralcio del primo movimento, Fiorentino ne esegue la seconda versione, quella del 1931. Thank you.
suono sfolgorante, luminoso e una vibrante attitudine a rendere i contrasti emozionali, le voci interne e quel moto inquieto che anima queste pagine, sono questi gli elementi di un pianismo che collocano Fiorentino tra i fuori classe. Il critico francese Alain Cochard ha scritto nella rivista Diapason, di novità discografiche, che tutta l'interpretazione di questa sonata è animata come da una necessità interna, per cui ogni nota, ogni nuance è pesata e quasi, possiamo dire, rapita verso un picco di emozione raggiunto nel secondo movimento. Ma ad un emozionante punto culminante si arriva anche nello strepitoso finale della sonata, al quale vi lasciamo in chiusura di questa nostra quarta puntata. Carla Di Lena vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana.